GFVIP7, il papà di Antonella Fiordelisi contro Signorini. Stefano svela la verità dietro lo screenshot virale. Una protagonista indiscussa della settima edizione del Grande Fratello VIP è, senza ombra di dubbio, Antonella Fiordelisi. La giovane influencer salernitana, per quanto possa risultare antipatica ad una fetta di pubblico, sta di fatto reggendo il reality show condotto da Alfonso Signorini con la sua tormentata Love Story. Le continue discussioni con, quasi, tutti i coinquilini e la faida con Oriana Marzoli. La campana si assicura almeno un blocco in ogni puntata. Come se non bastasse, a parlare di lei non sono soltanto gli altri concorrenti, ma anche, e soprattutto, i suoi ex fidanzati che la stanno osservando da casa. Primo fra tutti, Gianluca Benincasa, che prossimamente sarebbe dovuto entrare come ospite nell'off di Cinecittà. Il suo ingresso, tuttavia, è saltato quando il mental coach già stava facendo la quarantena obbligatoria. Il motivo, come annunciato da Benincasa, sarebbe un esposto presentato nei suoi confronti dal padre della vippona. Perché se Antonella è una delle concorrenti più discusse, il papà non è da meno. Conquistando la medaglia di genitore più presente sui social, Stefano Fiordelisi. Dal primo giorno in cui la figlia ha aperto la porta rossa, sta utilizzando i suoi account social per prendere le difese della concorrente. In aggiunta, ha più volte attaccato coloro che, con toni piuttosto coloriti, avevano da ridire sul comportamento della figlia. Nonostante il clamore spesso generato dalle sue Instagram stories, alcuni appassionati del programma hanno notato un particolare commento che portava la sua firma, completamente diverso dai precedenti. Nelle ultime ore, infatti, sta circolando l'immagine di una story in cui Stefano avrebbe attaccato il conduttore del reality. In men che non si dica, il messaggio è stato diffuso dagli utenti, convinti che fosse stato scritto per davvero da papà Fiordelisi. Anche il portale The People ha creduto all'autenticità dello scritto, riportando la notizia su Instagram. Eppure, la famigerata Instagram story non ha niente di vero. Sarebbe stata solo il frutto di qualche detrattore della Fiordelisi. A chiarirlo, il diretto interessato, che ha comunicato